Buongiorno a tutti, bentornati per un nuovo video. In realtà, più che un nuovo video, quello che faremo insieme nelle prossime settimane è una serie di video che riguardano in particolar modo il matrimonio. Il matrimonio. Sì, non parlo del matrimonio dal punto di vista personale, ma dal punto di vista, ovviamente, do per scontato, fotografico, sia dal lato del cliente, quindi di voi coppie, giovani coppie e non che vi sposate, sia da parte nostra come fotografi. Quindi questa serie di video potrà essere utile sia agli sposi che ai fotografi. In particolar modo cercherò di rivolgermi, non me ne abbiano i fotografi, agli sposi che devono scegliere noi fotografi per il servizio del loro matrimonio. Ma bene, il primo video, cioè questo, il primo video della serie, parlerà, l'argomento portante di questo video è perché dovete scegliere un fotografo professionista per il vostro matrimonio. Innanzitutto voglio ringraziare Tau Visual che fa un ottimo lavoro di divulgazione di informazione. Tau Visual, per chi non lo sapesse, è un'associazione riconosciuta a livello nazionale per i fotografi professionisti. Ringrazio per aver fornito del materiale a noi fotografi che io in parte sto utilizzando per fare questa serie di video, perché ritengo che l'argomento sia davvero importante. Perché dovete scegliere un fotografo professionista anziché un vostro amico fotomatore con una macchina reflex da 3.000 euro? Molti di voi si saranno fatti questa domanda, molti di voi si troveranno oggi come oggi con così tanti amici, parenti, conoscenti che sono appassionati di fotografia davanti a questa prima scelta. Perché scegliere un professionista che mi costa tot piuttosto che un amico o un conoscente che lo fa per pochi soldi o addirittura gratuitamente? Bene, è un'ottima domanda e mi piacerebbe darvi un punto di vista. Poi nessuna domanda ha una risposta assoluta, però un punto di vista sia da sposo, quale sono stato, che da fotografo, quale sono tuttora. E allora, perché scegliere un fotografo professionista piuttosto che un fotografo amatore? Bene, vi vorrei girare la stessa domanda in un altro contesto. Perché andare a un ristorante per un matrimonio quando un bel piatto di pasta a casa fa lo stesso effetto a livello fisico, ci sazia, costa meno? Oppure perché non fare un matrimonio solo con due testimoni? Alla fine l'effetto legale, l'effetto finale è lo stesso, invece di spendere un sacco di soldi per una festa che oltretutto, tra virgolette, della quale non rimarrà granché. Beh, è proprio questo il punto, perché la nostra vita è fatta di ricordi, la nostra vita è fatta di pezzetti che noi ci ricordiamo, ok? La maggior parte dei nostri ricordi sono evocati o rievocati dalle immagini che testimoniano quei momenti, che testimoniano quei ricordi. Non so se vi è mai capitato di sfogliare un vecchio album di quando eravate piccolini e ricordarvi di qualcosa che è successo nella vostra vita, di una situazione, di un contesto, di un aneddoto, grazie a una foto, grazie a un'immagine che rivedete. Magari la vostra mente aveva completamente dimenticato quel momento, quel contesto, però riguardando la foto, rivedendo l'immagine, vi torna in mente e lo rivivete. Magari rivivete la stessa emozione, vi viene da sorridere come vi era venuto da sorridere proprio in quel giorno di tanti. Ebbene sì, questo è il motivo più importante per cui dobbiamo scegliere un fotografo professionista piuttosto che un amatore. E voi direte, in che senso? Cosa c'entrano i ricordi? C'entrano perché quei ricordi rievocati dalle immagini
del vostro matrimonio, quando riguarderete il vostro album tra 20 anni, tra 30 anni, certe emozioni, certe situazioni, certi ricordi torneranno vivi solo se ci saranno delle immagini di un certo tipo a testimoniarle, a rievocarle. E sicuramente potete essere fortunati, tra virgolette, e trovare qualcuno non professionista che fa la stessa cosa. Ma posso dirvi un altro motivo per il quale forse è meglio scegliere un fotografo professionista rispetto a qualcuno che non lo fa di lavoro. Proprio perché noi come professionisti, con la nostra esperienza, siamo abituati a risolvere, a gestire, ad affrontare situazioni, imprevisti, circostanze, a guidare una giornata della quale siamo in parte corresponsabili insieme a resto delle persone che ci lavorano, che lavorano all'organizzazione di un matrimonio. Ma il fotografo è la persona che più di tutte sta a contatto con gli sposi durante quella giornata, ed è per questo che il mestiere che ci mettiamo dentro, in una parola, la professionalità che ci mettiamo dentro, è quella che fa la differenza. Poco importa il modo in cui quella professionalità interpreta il vostro matrimonio. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci saranno fotografi professionisti che fanno del matrimonio un reportage piuttosto che fine art, piuttosto che qualcosa in posa e via discorrendo. Questo dipende dai vostri gusti, sceglierete il vostro fotografo in base al tipo di gusti che avete anche, ma indipendentemente dalla tipologia dell'interpretazione, dall'interpretazione creativa che un fotografo può dare del vostro matrimonio, che è ovviamente a discrezione vostra, la scegliete voi il tipo di creatività che vi interessa vedere nelle vostre foto, quella da cui invece non possiamo, la cosa da cui non possiamo prescindere è la professionalità a risolvere, a gestire, ad organizzare, ad affrontare situazioni, problemi, circostanze, imprevisti. Dovremmo essere bravi in quello, perché lo siamo diventati, siamo abituati ad affrontare situazioni e circostanze che sempre capitano nel contesto di un matrimonio. Ho appena usato una parola, creatività, che è un altro motivo importante per cui scegliere un fotografo professionista rispetto a un fotoamatore o a un parente più che un fotoamatore. Ci sono fotoamatori evoluti molto bravi che sono tranquillamente in grado di fare un matrimonio, ma magari lo zio, il cugino, il fratello, il parente no. La creatività che un fotografo può apportare alla realizzazione delle vostre immagini è la cosa che fa la differenza nel risultato finale. Il modo in cui l'occhio di un fotografo, il modo in cui un fotografo vede e interpreta quello che succede davanti ai suoi occhi, è quello che fa diventare un servizio fotografico quello che è alla fine. Quindi nessuno può copiare quello che io, Paolo Detrane, faccio, semplicemente perché di Paolo Detrane ce n'è uno solo. Non perché sono il più bravo, ma perché il mio modo di vedere, il mio modo di pensare, di interpretare la scena che ho davanti sarà sicuramente diversa da qualsiasi altra persona, ok? Ogni persona, ogni fotografo professionista ha sviluppato una creatività personale, un punto di vista personale che è diverso dal mio e così via. Ok, bene, spero possa esservi stato utile questo video, ci vediamo nel prossimo video per parlare del secondo punto. Quanto, il punto dolente, quanto dovrebbe costare un servizio matrimoniale, quanto dovrebbe costare un servizio fotografico di un fotografo professionista per il vostro matrimonio? Se vi interessa saperlo, seguite il prossimo video.